Dobbiamo parlare adesso della regola del giudizio fondata sull'onere della prova, della prova libera e della prova legale. In generale, però, una piccola introduzione. Cosa sono le prove? Le prove sono i mezzi che servono, che sono indispensabili per far convincere il giudice sui fatti di causa. Quindi, se una parte ha un diritto ma non lo riesce a provare, sostanzialmente è come se non l'avesse, perché non può avere un'adeguata tutela giurisdizionale, perché poi perde questa causa. Questo in via generale. Noi parliamo di prove, ma forse sarebbe più corretto dire mezzi di prova, perché la prova è il risultato probatorio raggiunto, invece il mezzo di prova è quello che permette poi di raggiungere al fatto provato e quindi alla prova. È anche vero, però, spesso lo stesso codice parla indifferentemente di prove o di mezzi di prova, e quindi noi seguiamo la stessa strada, parliamo di prove, volendo intendere sostanzialmente i mezzi di prova. Detto questo, noi dobbiamo andare a parlare della regola di giudizio fondata sull'onere della prova. Io vi ho detto, se uno ha un diritto, e va bene, ma non ha come provarlo, è come se non l'avesse. Ma se ha come provarlo, dovrà provare in giudizio il suo diritto. E a questo punto la domanda che ci dobbiamo porre è chi deve provare cosa. Noi nel processo abbiamo perlomeno due parti, attore e convenuto.